Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di Haven Colony. Allora, prima di tutto, piccolo annuncio tecnico. Fa un caldo insopportabile oggi, veramente non ce la faccio a registrare con le finestre chiuse senza avere un qualche sorta di aiuto con due computer nella stanza. Quindi c'è acceso il condizionatore che ho la fortuna di avere, solo che è un trabicolo scassato e vecchio che ha più o meno lo stesso flebile rumore di una turbina d'aereo. Non l'ho mai acceso mentre registravo i gameplay perché sapevo che sarebbe rientrato dal microfono dando un fastidio terribile, però questa volta ho voluto fare la prova. Quindi, se questa puntata viene con un rumore di fondo di una metropolitana, sapete perché, perdonatemi, se è davvero così non lo accenderò più e morirò dal caldo sciogliendomi tipo un film di azione anni 90. E tornando a noi, la nostra colonia è in rapida crescita, devo dire. Cominciano ad arrivare effettivamente i cittadini a un ritmo abbastanza costante e cominciano a scarseggiare alcune cose, tra cui lo spazio in magazzino. Ok, d'accordo. Potrei anche decidere di disabilitare uno dei centri di immigrazione perché iniziano ad essere veramente tanti, portano 7 colonie ogni viaggio. Sì, dai, ricicliamolo uno. Ok, a posto. Meglio così. Adesso facciamo un po' il centro ricerche perché è assolutamente necessario per arrivare dove vogliamo arrivare noi, cioè a fare il centro spedizioni. E l'altra cosa che è assolutamente necessaria è fare un pochettino di ricerche su un po' di cose che ci saranno utili e intanto lo mettiamo a lavorare, ma dopodiché, detto questo, avremo la possibilità di fare il centro spedizioni. Ma il centro spedizione richiede 80 di energia e io da qualche parte devo farla saltare fuori. Quindi facciamo prima un centro di commercio per vedere se magari si riesce ad avere una situazione un pochettino più comoda e riuscire ad avere un po' di commerci, qualcosa di interessante. Assolutamente no, una schifezza immane. Già. E io non esporto 25 ferro per avere 100 di orzo, è una cosa che fa schifo. Dannazione. Vabbè, lo lascio là. Perché potrebbe essere utile in un altro momento. Anzi, probabilmente lo sarà. Usiamo un po' la potassa con le sardi, io lo sapevo che sarebbe andata così. Dobbiamo procurarci l'energia. Assolutamente. E sapete qual è il modo, temo? Perché quello lì sta veramente troppo lontano, cioè è una cosa terribile. Non ci voglio arrivare fino a là. Perché poi si creano un sacco di altri problemi. Vorrei cercare di mantenere la colonia abbastanza compatta, altrimenti veramente poi il morale delle persone comincia a essere... Oddio, a questo qui effettivamente ci potrei anche arrivare. Sì. Sì, dai, questo ci si può arrivare. Facciamo sto sforzo. Ok, hai anche i lavoratori, penso un po'. Molto bene. Ma io ho come l'impressione che non ce l'avrà questo generatore. Quindi, prevedendo l'inevitabile fine che farà, mi sa tanto che... Ah, abitazioni insufficienti. D'accordo, è giunto il momento di un altro habitat... vabbè, sì, un altro habitat di livello 3 che faremo qui, però, richiede un sacco di energia che stiamo costruendo, per carità. Ma... stiamo costruendo fra un po' di tempo. Mi sa che fa prima... esatto, sì. Poca varietà di cibo. Grazie. Vabbè, dato che ci siamo allora, dato che posti di lavoro occupati 78%, posso effettivamente dedicarmi a fare intanto un paio di serre che producono qualcosa di diversificato, tipo l'orzo. Ok? Una serra qui. E una serra qui. Ma come 10? Che schifo.
No, mi sa che... Eh no, vabbè, alla fine è più o meno uguale. Va bene, così sia. È un po' un upgrade a sto affare. Ehi, 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 ehi. Possibile trovare lavoratori dove? Ah, sì, sì, sì. Beh, immaginavo. Dicevo, qua ci vorrà un avamposto. Fino a dove posso tirarlo, l'avamposto? Beh, fino a qua posso tirarlo, effettivamente. Quasi quasi faccio un habitat. Perché qua ci sarà bisogno di tanta roba. Anzi, no, 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 nulla. Facciamo l'avamposto prima. Non stiamoci a fare troppe pippe mentali. Vai, trova lavoratori. Sono scontenti? Infelice? Come mai è infelice? Spostamento? Come sarebbe a dire lo spostamento, ma... Dannazione, che spostamento devi fare? Fa ridere sta cosa. Vabbè. Poi ci penserò. Per adesso non mi interessa. Aspetta, ma che è successo qua? Ma questo non hanno... Ok, mi sa che so qual è il problema. Esatto. Vediamo che tanto servirà spostare le cose fino a qua. Vai col parafulmine. Qui. Ok, ho come l'impressione che serviranno altri parafulmini. Tipo qui. E... Tipo qui. Vai, vai. Dato che ci siamo, facciamo un'altra bella batteria energetica di livello 3. Che credo che anche questa sarà molto utile in certi momenti. Gli immigrati come sono messi? Qui. Felicità media però 63%. Tutto ciò è male. Cosa c'è che non va qui? Tipo un sacco di cose, mi direte voi. Congratulations on your referendum victory, boss. D'accordo, qui abbiamo vinto. D'accordo, d'accordo. 63% a favore. Neanche tanto però, effettivamente. Allora, facciamo un paio di cose. Bar ristorante. Facciamolo qui. Facciamogli l'upgrade. E facciamo un altro bar ristorante qui. Un altro qui. Proprio questa è apposta per voi. E un altro qui che servirà allo... No, questo dai, questo non serve. È qui. Nuova missione, d'accordo. Popolazione di 200. Ok, qui ci siamo arrivati. Ma adesso? Il morale dovrebbe essersi alzato abbastanza. Ma in realtà no. Facciamo un po'. Facciamo un po' questo. Questo è un punto vendita. Che ne dite? Attenzione, spore di peste individuate. Molto bene. Io direi di fare l'ospedale qui. Vai, vai. Dov'è che sarebbero? Ecco che arrivano. Mi farò un ospedale qui. E un ospedale qui. A posto. Infezione di peste. Che è qui, ma è accanto all'ospedale, perciò dai. Siamo due ospedali, perciò dai. Non dovrebbe essere davvero un problema. Però potrebbero essere i lavoratori. Esatto, esatto. Allora, vediamo un po' che altro si può fare. Punto vendita, upgrade. Morale vendite. Ma beni consumo, l'unità robot di servizio ancora non ce li ho, effettivamente. Però intendo farli a breve. Ah, aspetta. Questo dà molta più velocità di ricerca facendo così. Esatto. Ricerca un po' queste cose.
Saranno tutte abbastanza utili. Lezione di peste c'è ancora? No, in realtà no. Beh, dovrebbe svanire a breve. Capienza abitativo in uso 83%. Si sta avvicinando il momento in cui dovremo cominciare a fare i grattacieli. E quel momento è... Ho tanta energia, io ancora non ce l'ho. Mi sa che devo cominciare a fare i pannelli solari. Solo che poi d'inverno? Che gli racconto? Oh, tempesto di turbine eoliche. La zona. Boh. Sì, fa 6 di energia, ma ora che arrivo a fare una cosa vagamente... Allarme qualità dell'aria dove? Ah, giusto, giusto. Hai perfettamente ragione, amico mio. Fammi arrivare a 38 naniti e... Esatto, vai. Assolutamente, hai ragione. Hai tutte le ragioni del mondo. Ah, ok, grazie. Nuova missione. 300 di popolazione e ci stiamo quasi arrivando, peraltro. Un altro filtro dell'aria qui, direi. Ehi, 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 spore del verme individuate. Vabbè, lo scrubber dovrebbe essere attivo. Facciamogli un po' di upgrade. Ok, vai. Ah, così non ci penso per niente. Drone scrubber, ci arrivi lì? Oddio, mica lo so. Stai partendo? Sì, stai partendo. Grazie a Dio. Ma sapete cosa? Io penso che comincerò a fare anche un po' di torrette. 22 naniti necessari, eh? Che gioia. Vabbè, facciamo così. Intanto 2. Che copre il grosso della colonia. Poi si vedrà. Allora, per carità, le turbine eoliche sono bellissime. Però... Cavolo, se avessi lo zorio sarebbe tutto diverso. Ma lo zorio proprio non c'è, vero? Guarda qua. Qui sì, ha voglia. Ma è lontanissimo, cioè proprio... No, non è pensabile. Non è proprio pensabile una cosa del genere. Oddio. Però qui... Mi tenti. Neanche qui mi tenti. Effettivamente. Anzi, ti dirò di più, è più di una tentazione. È una certezza. Ok, potrei iniziare ad avere qualche problema con il cibo. Devo costruire qualcos'altro di mais, per esempio. Sì. 10 di mais, può andare. Dammi, arrivami a 30 naniti, grazie. Grazie. Di qua dovrebbe esserci pure... Sì, esatto. 10 mais, 9,2, 10, va bene così. Vai, vai, costruisci. Usa la potassa. E anche tu. A posto, le persone arrivano. Capacità, capienza abitativa in uso. Ma davvero? Oh oh. Arriviamo un po' a 66 naniti. Richiede, ecco, richiede 34 energie. Dove la piglio?
18, 18 energia, 8 energia richiede. Ma dove la piglio questa? Questo è male proprio. Ma questa è proprio una cosa pessima, altro che... Ma cos'è che sta consumando tutta questa energia? Le serre? Niente, devo imbottire di turbine. Copriamo tutti i buchetti inutili. Intanto facciamo sto gioco. Ok. Va bene, stanno costruendo. Due vicine qua. Beh, e qualcosa dovrebbe cambiare adesso. E dovrei poter fare qualcosa. Tipo un... sì, un habitat. Vai, costruisci. Sì, lo so che non c'è. Potasse esaurita. Ma davvero? 2 su 16, sta arrivando. Ok. Ok, vai. Costruisci 2 generatori. Oh cavolo, i naniti. A 38 naniti necessari qua. Qua sarà sicuramente un macello poi quando sarà il momento di... Sempre con un upgrade. Cavolo, abitazioni insufficienti un'altra volta. Arriva a 66. Gas tossico dove? Ah vabbè, questo non gli posso fare proprio niente. Costruisci sto cavolo di generatore? Dai. Ok, vai, grattacielo. Veloce. Veloce. Qui. Costruitelo velocemente che siamo nei casini. Ok, e fategli l'upgrade. Di 48 abitanti. A posto. Bene. E adesso stai calmo. State calmi per un po'. Che la capienza abitativa c'è. Cioè, come? 38 naniti necessari. Ancora per la qualità dell'aria. Ma questo sta continuando a eruttare senza ritegno, vero? Sì. Vabbè, ma adesso, se Dio vuole, riesco a... Vabbè, 110 naniti. Adesso ci devo arrivare. Però... Dov'era la... Sì. Arriviamoci al centro di spedizioni, per carità. Tempesta di schegge, ci mancava. È un po' la politica dell'autoriparazione drone. Vabbè, quale... Le tempeste di schegge, i cannoni stanno facendo abbastanza il loro lavoro e se qualcosa dovesse andare storto, amen. Allora, ma... Beh, sono a più di tre quarti dell'obiettivo finale e quindi direi che è il momento. Vai, centro spedizioni. Vai, vai, costruisci.
Perfetto. Adesso. Nel mentre... vabbè, il cibo un po' calerà. Forse c'è bisogno di più acqua. Facciamo un po' un condensatore. Facciamone anche un altro, va, che così ci penso più. Poi facciamo un... dove cavolo era il... sì, dispensario di potenziatori. Esatto. Proprio questo volevo io. Ok. Odysseus? Allora, sonda agricola, segnale di sofferenza, calo provvisto, nido delle spore di peste e nido delle spore del verme. Allora, facciamo prima un giretto qui che ci darà delle risorse, capsula merci, eccetera. Fatti sto giretto, poi attacchiamo. Va bene? Allora, e nel mentre di tutto questo, ragazzi, noi ci fermiamo perché direi che per oggi è abbastanza per questa puntata, ok? Non siamo lontanissimi dal nostro obiettivo, tra virgolette, finale. Dobbiamo arrivare a 900 di corrente e dai, in una maniera o nell'altra ci arriveremo. Io i pannelli solari cerco di non farli mai perché d'inverno calano e la cosa non mi piace affatto. Però potrei doverlo fare. Staremo a vedere. D'accordo ragazzi, per oggi è tutto, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e mettete un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo la serie di Event Colony. D'accordo? L'ho detto tipo venditore di pentole oggi. A domani ragazzi.